Sapevate che a Piazza Vittorio Emanuele a Roma si trovano due opere monumentali? Si tratta di opere sconosciute ai più, che tuttavia conservano una storia leggendaria e una magia senza precedenti. Sto parlando della Porta Alchemica e del Ninfeo. La Porta Alchemica è l'unica sopravvissuta delle cinque porte, nonché l'unico resto dell'antica villa palombara edificata nella seconda metà del XVII secolo e unica testimonianza di architettura alchemico-magica dell'Occidente. Massimiliano Savelli Palombara, marchese di Pietraforte e affezionato e fedele amico della regina Cristina di Svezia, coltivava una forte passione per l'alchimia. Con la stessa regina Cristina di Svezia condivideva la sua passione e aveva fatto realizzare un laboratorio alchemico seminterrato nella sua villa sull'Esquilino, Villa Palombara. Al laboratorio si poteva accedere attraverso un ingresso secondario che oggi corrisponde alla porta magica. Poiché il laboratorio era frequentato da molti personaggi, tra cui naturalmente la regina Cristina di Svezia, Giuseppe Francesco Borri, Francesco Maria Santinelli, Giovanni Cassini e altri ancora, Villa Palombara è ben presto diventata un circolo esoterico-culturale. Dopo essere stata acquisita dal principe Carlo della famiglia Massimo e dopo che Roma è stata annessa al Regno d'Italia, la villa è andata distrutta per lasciare posto alla costruzione dell'odierna Piazza Vittorio Emanuele. Della villa, come già anticipato, è sopravvissuta solamente la cosiddetta Porta Magica, che è stata poi sistemata nel giardino della piazza accanto a due statue raffiguranti il dio egizio Bes. Sulla Porta Alchemica sono stati incisi dei simboli che possono essere rintracciati e studiati nelle illustrazioni dei libri di alchimia e filosofia esoterica, che si potevano consultare nella seconda metà del XVII secolo e che probabilmente erano in possesso dello stesso marchese Massimiliano Palombara. Sul frontone è possibile osservare un cerchio con iscrizioni in latino al cui interno vi è il sigillo di Davide, la stella a sei punte che rappresenta la civiltà e la religiosità ebraica. Il sigillo è formato da due triangoli perfettamente sovrapposti che simboleggiano l'unione perfetta dello spirito e della materia e l'unione e l'equilibrio del principio maschile, triangolo con la punta verso l'alto, e il principio femminile, triangolo con la punta verso il basso. Sopra i triangoli, guardando verso l'alto in corrispondenza del triangolo superiore, si osserva una croce collegata ad un secondo cerchio con iscrizioni in latino. Al centro del cerchio un oculus, simbolo alchemico che simboleggia il sole e l'oro. I simboli incisi lungo gli stipiti della porta sembrerebbero far riferimento alla sequenza dei pianeti, associati ai vari metalli in base alla disciplina alchemica. Saturno corrisponde al piombo, Giove allo stagno, Marte al ferro, Venere viene associato al rame, la Luna all'argento e Mercurio al mercurio. Inoltre, sembrerebbe che la lettura dei simboli segua uno schema ben preciso: dal basso verso l'alto si prosegue verso destra per scendere in basso a sinistra. Alla Porta Alchemica è legata una misteriosa leggenda. Si narra infatti di un pellegrino misterioso, probabilmente Francesco Giuseppe Borri, che, ospitato nella villa del marchese per le sue doti da alchimista, cercava di trasmutare una pianta in oro. L'ultimo giorno è stato visto sparire attraverso la porta magica, lasciando dietro di sé una pagliuzza d'oro e delle formule alchemiche. Convinto che il misterioso scritto contenesse il segreto della pietra filosofale, il marchese avrebbe deciso così di far incidere quegli sconosciuti simboli sui frontoni e sulle cornici delle porte della sua villa, rendendoli pubblici con la speranza che qualcuno gli avrebbe offerto la risposta ai numerosi enigmi.